Parlo con Joseph Castleman. È un grande onore comunicarle che è stato designato come vincitore del premio Nobel per la letteratura di quest'anno. Dimmi che non si tratta di un grosso scherzo. È tutto vero, tesoro. Evviva, evviva, da Sylvia Fry. Chi è Sylvia Fry? Uno dei tuoi personaggi, papà. Non essere duro con lui, David, è stanco. Signora Castleman. Mi hanno offerto di scrivere un libro su Joe. Ho letto i primi lavori giovanili di Joe. Strano quanto sia migliorata la sua scrittura dopo aver conosciuto lei. Dicono che lei abbia talento. Io adoro scrivere, è la mia vita. Non lo faccia. Non otterrà mai la loro attenzione. Mia moglie non scrive. Non ce la faccio, io non riesco a sopportarlo. È umiliante. Credo che lei sia stufa e stanca di essere invisibile. Senza questa donna, io sarei nulla. Lei ha un'occupazione, signora Castleman? Io vivo nell'ombra. Non c'è niente di ignominioso in quello che facciamo. Ora le racconterò tutto. The Wife. Vivere nell'ombra. Ciao a tutti, io sono Valeria e oggi ho per voi qualche curiosità sugli Oscar che forse non sapevate ancora. Charlie Chaplin, Orson Welles e Sylvester Stallone sono stati i primi tre nella storia degli Oscar ad aver ricevuto le candidature per miglior attore protagonista e per la migliore sceneggiatura originale nello stesso anno e per lo stesso film, per Il Grande Dittatore, Quarto Potere e Rocky. Poi Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, è l'unico fantasy a essere stato premiato come miglior film. Il grande Marlon Brando rifiutò il premio Oscar vinto nel 73 per Il Padrino in protesta alle ingiustizie da parte del mondo di Hollywood contro i nativi americani. Questo fu il secondo caso di rifiuto di un Oscar, il primo a rifiutarlo fu George C. Scott 2 anni prima. Chi è l'attore che secondo voi non ha mai vinto un Oscar e che invece se lo meriterebbe tutto? Datemi un nome nei commenti qui sotto. Io vi aspetto al prossimo video.